Senti, Roberto, noi parliamo anche delle eccellenze napoletane, siamo la radio della città. Lunedì a Santa Maria, che sarebbe domani, tra le altre cose, a Santa Maria Capodvetere, un regista napoletano, Vincenzo Marra, presenta il suo ultimo film, una cosa molto bella, anche perché qua in tempi di Covid dobbiamo rilanciare cinema, teatro, tutto quello che riguarda la città. Assolutamente sì, sappiamo benissimo che per fortuna il brand Napoli è un brand così ampio che quando ne parliamo nel mondo a livello culturale intendiamo anche Pompei, Ercolano, Capri, intendiamo la Reggia di Caserta, sappiamo che insomma Napoli è quasi un brand che ricopre la Campania. Tra le bellezze campane più belle, forse poco note erroneamente, c'è questo anfiteatro, che è l'anfiteatro dove Spartaco, insomma, iniziò la prima rivoluzione della storia, il famoso gladiatore dell'epoca romana. È il secondo anfiteatro al mondo addirittura, dopo il Colosseo, per intenderci, più grande dell'Arena di Verona, a proposito di eccellenze del sud superiori a note da questo punto di vista. In quel contesto c'è una bellissima rete culturale che ha messo in piedi un festival, credo sia uno dei più importanti in questo momento in Italia, che sono 60 serate di fila, tutte le sere alle 21:30 fino al 15 settembre, cinema, musica, teatro, enogastronomia, che lì c'è il primo ristorante al mondo in un sito archeologico, e domani sera una serata dedicata a calcio e cinema, in particolare ai valori del calcio sul grande schermo, con la possibilità di riflettere sul calcio come riscatto delle periferie sociali, uno straordinario Massimo Ghini nelle vesti di un procuratore che scopre un talento uruguaiano, e questo ci fa pensare a Cavani, che si chiama Pablito, e ci fa pensare a Rossi, ma in realtà ha un fisico alla Maradona, per cui insomma lo vediamo anche nella locandina, un po' maradonizzato. Vincenzo Marra è un grande tifoso del Napoli, abbonato ininterrottamente dal 1982, sarà con noi presente assieme a magistrati, giuristi, per cui insomma c'è un posto bellissimo, c'è un film bello, la possibilità di chiacchierare insieme su cose importanti, e lunedì sera non ci sono partite, non c'è motivo per non andare alla fine. Un abbraccio, Roberto, grazie. Grazie a voi.